Sono veramente contento perché è un cantiere su cui abbiamo lavorato con l'assessore Baccelli fin dall'inizio del nostro insediamento. Riuscire a sviluppare una viabilità che annulla quello che sono gli effetti ambientali di una congestione che sulla viabilità ordinaria ci sono e che riesce a fluidificare il traffico in un'area che ha bisogno di collegamenti come quella di un centro così vitale, quale Camuscia, quale Cortona. È un fatto, a mio giudizio, storico. Devo dire che c'è da ringraziare chi l'ha portato avanti questi progetti prima di noi e quindi mi riferisco a una personalità importante dell'area della provincia di Arezzo come Vincenzo Ceccarelli, che era assessore prima di Baccelli e che in qualche modo ha pensato, ideato a quelle progettazioni che poi noi stiamo materializzando. Allora, il finale da previsioni sono contrattuali in maggio del 2026, ma l'impresa, grazie anche al lavoro di tutti i nostri dirigenti e funzionari, sta lavorando speditamente e quindi potrebbe essere, se non ci sono complicazioni, sempre diciamo realizzabili in questi lavori certamente complessi, potrebbe essere che circa entro un anno siano terminati. Ricordo che è un intervento importante anche sotto il profilo economico, 15 milioni e mezzo di euro, risorse FSC stanziate dalla Regione Toscana, che sono 5 chilometri di un'infrastruttura completamente nuova, tutta in rilevato perché diciamo, il terreno è un terreno alluvionale, quindi non buono per posarci un'opera infrastrutturale di questa natura, con la realizzazione anche di un ponte. E certamente una variante che consentirà di liberare dal traffico non solo pesante, ma dal traffico veicolare in generale, i centri abitati che altrimenti erano attraversati. Adesso si attende.